Buonasera e benvenuti. Io sono Mr. Paul e sono un mentalista. Ed oggi alla Mystery Academy parliamo di una branca del mentalismo molto specifica, molto particolare, che fa discutere la maggior parte dei colleghi prestigiatori e noi. Sto parlando della Bizarre Performing, ovvero l'arte di narrare il sovrannaturale. Ho voluto iniziare con questa citazione di Sharp, che troviamo anche nel libro di Eugene Burger, Strange Ceremonies, che è una delle bibbie della Bizarre Magic, per un motivo. Il motivo poi per cui nasce questa branca così particolare e discussa del mentalismo. Per essere più precisi dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo arrivare nel 1927. Siamo ad Edimburgo, in Scozia, ed è il 31 di ottobre, la notte di Halloween, guarda caso. Ma non voglio parlarvi della notte di Halloween del 1927, ma voglio parlarvi di chi è nato il 31 ottobre del 27. Charles Cameron, uno dei più grandi bizarre performer ad oggi conosciuti, dipartito a gennaio del 2001, ahimè, presidente del Magic Circle di Edimburgo, mentalista, artista di strada, ma soprattutto bizarre performer. E insieme a lui Anthony Shields, che alcuni di voi conosceranno come Tony Doc Shields, nato nel 1938 in Inghilterra, e anch'esso considerato il padre della Bizarre Magic, insieme a Cameron. Prima di parlarvi dei maggiori esponenti di questa branca, andiamo quindi ad analizzare probabilmente la domanda delle domande, ovvero perché? Quando è che abbiamo perso davvero la magia? Quando è stato che abbiamo barattato la nostra anima per i soldi, per la fama, per uno spazio pubblicitario, per una televisione, per una radio? Quando è stato l'ultima volta che abbiamo davvero creato in un nostro spettatore quella percezione e quella domanda, ovvero: ma quello a cui ho appena assistito è reale o non è reale? Quando è che abbiamo perso la meraviglia della magia? Quando è che non siamo più stati effettivamente noi stessi e abbiamo cambiato il nostro modo di fare semplicemente perché era più facile utilizzare quel modo? Ecco, a tutte queste domande, ma soprattutto al un po' al declino, diciamo così, all'essere visti quasi come dei personaggi di seconda importanza, dove la nostra arte in qualche modo ha iniziato ad essere svenduta, dove dobbiamo per forza di cose ricercare la risata, dove per forza di cose dobbiamo fare gli sciocchi, dobbiamo comportarci come se il nostro lavoro facesse anche, ad esempio, solo parte della magia per bambini. Quando è che il termine mago è diventato sinonimo di magie per bambini? Quando è che il termine mago è diventato sinonimo di commediante? Perché c'è stato questo cambiamento? Ecco, tutte queste domande Andruzzi
Cameron e Shield se le fece e cercarono di darsi una risposta, cercarono di analizzare la situazione attuale e compresero una cosa fondamentale, ovvero che la magia, la vera magia, non solo risiede ovviamente nelle nostre parole, nel nostro modo di porci e in quello che noi stiamo trasmettendo, ma la vera magia, l'unica vera magia, l'unico vero interrogativo rimane il sovrannaturale, l'inspiegabile. Le domande che da secoli l'umanità si pone e a cui non è riuscito a dare una risposta, la più basilare di tutte: c'è vita dopo la morte? L'altra più basilare di tutte: cosa mi accadrà? È possibile predire il futuro? È possibile che un destino guidi la mia vita? È possibile che io non possa avere scelta? È possibile che ci sia un paradiso, un inferno? Devo comportarmi bene, devo comportarmi male? A tutte queste domande, le domande ataviche dell'essere umano, risponde, o meglio, tenta di rispondere, il bizzar performer, il bizzarrista. Anzi, con una Z, perché poi io lo italianizzo, ma sarebbe il bizzarrista, perché poi è bizarre magic, col CK finale, giusto per... Quindi, al cercare un modo, diciamo, di ribellarsi, perché fu davvero questo, nel 1960 queste persone si ribellarono, questi artisti si ribellarono e cercarono di far tornare lo stupore, le emozioni dentro uno spettacolo che stava diventando sempre di più qualcosa che serviva solamente a far ridere, che serviva solamente ad intrattenere dei bambini, che serviva solamente come riempitivo per qualcosa. No. Quando è che abbiamo cambiato completamente il nostro modo di vedere la magia? Quando è stato? La risposta a questa domanda, o un tentativo di rispondere a questa domanda, lo crea il Bizarre Performer. Quindi colui che pratica la Bizarre Magic è in primis uno studioso. Uno studioso, sì, di occulto, perché bisogna sapere quello di cui si parla. Non si può pensare di andare allo sbaraglio facendo finta di niente e sperando che chi ci sta guardando ne sappia meno di noi, perché in questo universo, in questo ambiente, c'è sempre chi ne sa non solo quanto il performer, ma a volte anche di più. Poi non è detto che sia giusto, non è detto che sia sbagliato, perché anche l'occulto, solo l'occulto, il mondo dell'occulto è un universo molto personale a volte, quindi ci sono degli scritti contrastanti quasi per ogni cosa, quindi non si può dire 100% è rosso, 100% è bianco, 20% è blu, non è possibile. Però ciò che diciamo è conosciuto alla maggioranza, quello sì, quello deve essere compreso per poter essere trasmesso, per poter essere spiegato nella maniera corretta. E quindi ecco che il Bizarre Performer si occupa di questo, studia l'occulto, certo, studia la parte forse più spaventosa, vogliamo dire così? Sì, è una parte sicuramente che fa paura. Gran parte dei miei eventi, dei miei esperimenti hanno a che fare con la paura, ma perché viene generata della paura. Io parlo di defunti, parlo di eventi che si devono ancora realizzare, mostro situazioni dove le energie possono essere canalizzate e gli spiriti possono arrivare a spostare oggetti o ad infestare bambole, carte e così via. È un argomento, certo, è un argomento che fa paura. È un argomento che fa paura per molte motivazioni. In primis perché è misterioso. Non c'è una risposta fissa a questa cosa. Non c'è un punto di riferimento a cui aggrapparsi. Ci sono
molte situazioni in sospeso quando si parla di questo genere di argomentazioni. Ed è ovvio che lo sconosciuto faccia paura. Ma perché il sovrannaturale, inteso sempre come questo senso così, diciamo, quasi profano, quasi oscuro? Perché è una delle poche, dei pochi interrogativi che ci sono rimasti. La scienza sta andando avanti, grazie a Dio, non come dovrebbe, probabilmente, per una serie di cose che non staremo qui a discutere, perché non è questo il luogo e il momento. Ma tutte queste cose di cui vi sto parlando, la spiritualità, le energie, è qualcosa che hanno ancora un punto interrogativo, ed è quello su cui noi ci andiamo a concentrare come performer. Un bizarre performer, è vero, parla di argomenti esoterici, parla di argomenti occulti, molte volte crea volutamente un senso di paura, un senso di disagio, ma non pensate, crea anche momenti divertenti, c'è spazio anche per quello, studiato in un certo modo. Ma principalmente un bizarre performer si occupa di questo, per i motivi che vi ho appena spiegato. Io spero di essere riuscito con questa breve pillola a trasmettervi una piccola parte di quello che faccio e di quello che fa un bizarre performer, disciplina tra l'altro molto poco conosciuta in Italia e anche bisfrattata particolarmente da personaggi di un certo tipo. Non era possibile e non sarà possibile spiegarvi tutte le sfaccettature in delle piccole pillole. Vedremo il tempo che servirà, ma sicuramente è mia intenzione andare a fondo questa questione, affinché voi possiate capire quanto emozionare sia incredibilmente meraviglioso. Magari un giorno parleremo anche della differenza tra un ciarlatano e un bizarre performer. Sono due cose molto 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 sottili, se non si sanno gestire nella maniera corretta. Fino ad allora io vi ringrazio per avermi ascoltato e buona serata a tutti.